Se hai una famiglia come la mia, scommetto che per via della scuola o dei pomeriggi passati a casa con i tuoi figli, hai matite, pennarelli, penne ovunque. Il ripiano della cancelleria è un insieme di oggetti ammassati l'uno sull'altro e spesso acquisti oggetti di cui effettivamente non avevi bisogno, semplicemente perché erano posizionati in fondo al ripiano. Nessun problema, ci sono un sacco di modi per organizzare penne, matite, pennarelli, quindi sorridi! Segui attentamente questi tre consigli per trovare tutto ciò che ti serve in un batter d'occhio. Ma prima di entrare nel vivo del video, lasciami 5 secondi di tempo per dirti che ciao, io sono Giorgia, creo video tutorial per la casa e per il giardino. Se vi piace questo genere di video, mi raccomando, valutate di iscrivervi al canale e soprattutto di attivare la campanella, così che possiate essere sempre primi ad essere aggiornati ogni qualvolta che io pubblico un nuovo video come questo. Come al solito, la prima cosa sarà svuotare l'intero ripiano. Il primo consiglio è: scarta tutte le penne, le matite, gli evidenziatori, le gomme che hai comprato, insomma, scarta tutto, che erano rimasti in attesa di un utilizzo. È molto importante mappare la quantità di oggetti a disposizione perché ti dà un'ottima idea di quanti contenitori avrai bisogno. Il secondo consiglio è: procurati dei contenitori che possano contenere un buon numero di matite o penne. Io ho usato questo portapenne in rete metallica di forma rotonda acquistato su Amazon. L'ho pagato meno di 3 euro. Ne ho acquistati 6, 3 neri per le penne e pennarelli e 3 in argento per gli evidenziatori e pastelli. Disegnare un posto per ogni insieme di oggetti è molto utile e ti servirà per trovare immediatamente quello che stai cercando. Prova a seguire il mio stesso ragionamento, attribuendo ad ogni portapenne la funzione di ospitare solo un tipo di cancelleria. Consiglio numero 3. Dopo averli divisi per tipo, fermateli tutti insieme con un elastico. Per una ricerca del colore più agevole, vi suggerisco di raggrupparli tenendo vicine le sfumature di uno stesso colore, ad esempio tutti i tipi di verdi vicino a tutti i tipi di azzurro, di blu e così via. Se vi serve una mano, potete considerare l'ordine dei colori dell'arcobaleno: rosso, giallo, verde, azzurro, blu e viola. A questo punto non vi resta che inserirli nei vari portapenne, sempre considerando il riferimento dei colori dell'arcobaleno. Ora posiziona i barattoli con le matite, le penne e i pennarelli sul fondo e gli evidenziatori ed il resto della cancelleria davanti. È importante posizionare gli oggetti più bassi davanti per vedere agevolmente quelli che si trovano nel retro. Questo era il mio ripiano della cancelleria prima e questo è com'è adesso.